quella ragazza dico, ok, quando sarà una live? Ok, si dovrebbe sentire. Ragazzi, che guardiamo dallo Streamlabs. VPC LOL, salam aleikum, salve a tutti e benvenuti in questa nuova VPC Night Live, stagione 5, sono sempre io, Walter Alif, il fondatore di VPC LOL. Eccoci tornati dopo 2 settimane, raga, siamo tornati. Dopo. Sono successe tante cose, o meglio, non ho potuto farla la volta scorsa perché c'erano problemi, questa penso che è la quarta o quinta live che faccio su Twitch, mi ricordo comunque, che poi ovviamente verrà caricata su YouTube. Come sapete io, per diciamo questione dei fan, ho deciso di avventurarmi su Twitch, almeno per le live, ma torneranno anche su YouTube appena avrò trovato un modo per fare una doppia trasmissione. Conseguenza, continueranno su YouTube le gaming series, cioè le serie di videogiochi. Al momento sono sospese perché io purtroppo ho troppi impegni, non posso occuparmi di tutto. Ho anche sta cosa della patente. Nel frattempo aspetto che qualcuno si faccia vivo. Frattempo mi pare che si è iscritto uno che conosco, ovvero Mattia G. Un membro che fa parte pure della VPC Community, ovvero il gruppo di Telegram che ho creato e la, diciamo. Anche lui sarà uno dei candidati come sindaci della VPC Law Republic a giugno, quando ci saranno le elezioni amministrative. Comunque, ci staremo a vedere. Però non abbiamo nessuno, vabbè, perché devono ancora arrivare i. Comunque, vediamo. Quindi ci stiamo avvicinandoci ai 10 followers. Ecco, infatti adesso mi è arrivata qua. Sì, ma non me ne frega un cazzo questa cosa. Vabbè, seguiamo direttamente dalla live, chi se ne fotte. Vabbè, è inutile che sto a vedere questa cosa. Ok, qua niente. Vabbè, cioè, te la posso pure vedere di qua. Ah, interessante, aspetta però che lo colle. Vabbè, quanto abbiamo. Si è un po' scaricato sto telefono. Come sapete ho avuto purtroppo l'ennesimo contrattempo in questi. Come cazzo si può dire? Quella storia del PC nuovo. Purtroppo ho avuto un problema nell'acquisto, dovevo pagare una spesa di importazione dall'Inghilterra, ma l'ho rifiutata e ho chiesto la restituzione che arriverà nella prossima settimana, perché in questa purtroppo si doveva interrompere la. Si doveva restituire, il pacco è stato fermato, ma deve tornare in Inghilterra e purtroppo passerà probabilmente un'altra settimana perché deve essere tutto ricaricato sulla visa, quindi quegli 800 euro mi dovranno tornare indietro e questo significa che il nuovo PC purtroppo lo comprerò a giugno e quindi è tutto rimandato. Del resto sta diventando snervante sta cosa di trovare un computer nuovo. Però vabbè, aspetterò. Nel frattempo adesso non c'è nessuno. Vabbè, fanculo. No, perché non ho messo il link. Vabbè, fottiamoci. Guardiamo pure dalla live. Ma che la guardo a fare la live. Ah, ma è arrivato il feed. Vabbè. Infatti c'è uno, ce n'è. Aspetta, aspetta. Sì, in effetti ora c'è sicuramente qualcuno si è infilato dentro. Vediamo lo spettatore. Aspettate un attimo. Oh, infatti mi è arrivato adesso il feed. Sì, arriva sempre con un po' di ritardo. Si dovrebbe sentire. Comunque sì, siamo in live da qualche minuto, raga. Scrivete pure. Scusate per il ritardo, ma stavo seguendo la specie di serie D in eSports, cioè la serie di calcio in modo elettronico. Dov'è la squadra che tifo? Sì, è arrivata tra le 4 finaliste. Ho dato per il Varese. Speriamo che anche la squadra reale quantomeno si salvi dalla retrocessione perché potrebbe arrivare. Nel frattempo ci avviciniamo ai primi 10 iscritti di Twitch, che non è un grande piazzamento, però è una buona partenza. Spero che qualcun altro mi raggiunga.
Inizia in verità, ho iniziato a seguire le live su Twitch da un po' di tempo, ma perché ormai vanno tutti qua su YouTube, live non se ne vedono più. Quindi ormai YouTube penso che per le live, non lo so. Io ho smesso di farle perché ormai non serviva più a nulla. Anche se onestamente preferisco YouTube per tante cose, però vabbè, io sono un nuovo arrivato, giustamente. Devo andare avanti questa strada. Aspettate, vabbè. Comunque salutiamo. Vabbè, Mattia G, se dovesse mai scrivere qualcosa. Sei iscritto. Un attimo che bevo, raga. Purtroppo la scorsa settimana ho un problema un po' di, diciamo, allergia, perché è arrivata la primavera e purtroppo l'umidità non è una cosa positiva. Ma vabbè. Scusate un attimo. Io non vedo l'ora che arriva l'estate. Ne ho avuto abbastanza di questa cosa. Comunque, la testa che arriva qualcuno che scriva, facciamo qualcosa. Controlliamo prima, vabbè, le solite. Questo sta, ok. Chissà chi è lo spettatore. Vabbè, lo scopriremo. Parlo di alcune cose. Aspetta. Aspettate. Sì, comunque, quello che stavo dicendo è che sto continuando, diciamo, a fare quiz, esami teorici per la patente, perché ormai non so quando verrò, ma prima o poi presto verrò chiamato per sostenere un altro esame teorico. Il terzo, e spero di passarlo questa volta. Ci dovrei riuscire, visto che ormai la maggior parte le so. Comunque, vedremo. Aspettate. Sì, devo ancora impostare un po' questo. Sì, qui faccio solo le live dove parlo. Quelle che faccio su YouTube le faccio su Twitch adesso. Con la speranza che tutta la fanbase che ho su YouTube si trasferisca qua, ma purtroppo c'è sui limiti. Ma vabbè, ogni cosa a suo tempo, raga. Anzi, che sto per arrivare ai primi 10. Chissà se passa pure quello che si chiama Krastorka, quello che ha iniziato a seguirmi da un po'. Con lui posso parlare di tante cose. Poi c'è Yakamoto che ancora chissà che sta facendo. Vabbè, sarà pure impegnato. È che mi sono liberato adesso, raga, perché ho avuto da fare prima. Comunque. Niente, chiedetemi quello che volete, adesso vi risponderò. Bella cosa dell'SRD. Certo, in Italia non esisteva fino a poco tempo fa sta cosa. Ci siamo arrivati adesso. Ma del resto il lockdown ha un po', diciamo, stravolto tutto quello che era stravolgente. Comunque, niente, che dire. Sì, ho iniziato a seguire anche alcune live di alcuni che seguo su Twitch. Bonsoir, Valtri, si sente un rumore statico molto fastidioso di fondo. Statico. È la ventola del computer, quella non la posso interrompere, mi spiace. Posso allontanare un po', ma il resto è. Che sto è? Ah sì. Come si chiama? Avon, ecco come si chiama in questo modo Red Mark. Comunque, almeno si sente la mia voce. Perché ho. No, non è la ventola, aspetta. Rumore statico, hai detto. L'avevo tolta. Aspettate che sia aperta sta cottanata. Momento, che ora controllo.
Vedo cosa posso fare. Sentite registrazione. Andiamo sul microfono. Questo qua. E tipo sensibilità di microfono troppo alta. Sensibilità. Quella non penso che la possa impostare. Aspetta, proviamo a fare soppressione dei disturbi. Eliminazione eco acustico. Campo d'azione. Vediamo adesso se si inter. Ora si dovrebbe. Ho tolto i disturbi, ora non si dovrebbero più sentire. Sì, perché ogni volta che si reinstallano i driver succede sempre sto casino. Porca Madonna. Ah, guarda che c'è, Mattia G. Non lo vedevo più dai tempi delle live di YouTube. Ancora un po', ma molto meglio. Agaga. Sì, vabbè. Sì, ho soppresso i disturbi, più di questo non posso fare. Questo è il microfono. Sapete perché? Perché ogni volta che si aggiornano i driver, purtroppo si resetta tutto. L'ultima live che ho fatto non si sentiva neanche il rumore perché anche Streamlabs quando si aggiorna resetta tutto e mette lì il microfono di default che è quello che manco esiste. Sì, il solito problema, figurati. Comunque. Spero ora si sente un po' meglio. Scusate se mi sentite un po', ma sapete, l'allergia di inizio stagione rompe un po' le palle. In effetti, non vedo l'ora che arriva l'estate. Oggi mi sono pure fatto la doccia, tra l'altro. La solita doccia settimanale che faccio del sabato. Comunque, chiedetemi quello che volete. Agagagà a tutti. L'esame teorico a quando? Allora, lunedì praticamente ho fatto sollecito e mi hanno detto che appena si libera un posto mi chiameranno, comunque mi scriveranno su WhatsApp, nonostante io avevo già detto, avevo fatto 2 mesi fa mi ero inserito in coda. Ma lo fa da solo a te, a me non ti aspetta niente. E niente, ancora non so la data precisa, ma probabilmente vedrà la luce o a maggio o a giugno. E sono 2 mesi che ho chiesto, ma il fatto sai quelle che purtroppo con la storia delle zone rosse che ci sono state, c'è una coda che non finisce più e tipo sono in coda. Quindi non so come. Per ora posso solo continuare a fare quiz ogni giorno e faccio tipo forse 10-20, più di questo non posso fare. Ormai il 90% delle cose le so. Se gli unici argomenti che mi metteranno un po' in difficoltà saranno quelli del primo soccorso, che sono onestamente una palla. Questo è un velo peloso sulla doccia settimanale. Velo pietoso. Allora, c'è poi il terzo, vediamo chi è che si è infiltrato dentro. Siamo tre. Ah, ok. Comunque si dice velo pietoso, mi pare. O qualcosa di. Sì, diciamo che la maggior parte degli argomenti li so ormai. Però alcune domande che potrebbero capitarmi mi metteranno in difficoltà e dovrò andare un po' a intuito. Oltre che a culo. Comunque. Il terzo sarà già come pallone. No, lui non ha un. Quanti errori fai? Media di 2-3 errori faccio, tipo, ogni tanto ne faccio anche nessuno, ogni tanto uno. Comunque, più di 4 errori non li supero. Sì, le precedenze le ho capite, figurati, non è. Le precedenze quelle le so molto bene. I segnali d'obbligo li so, i segnali di pericolo li so abbastanza. I segnali di divieto li so abbastanza bene, i limiti di velocità. Così così, diciamo, la maggior parte li so. I vigili li so molto bene. Le norme varie. La maggior parte. Chi se ne è del primo soccorso? Se vedi uno steso sulla terra ci passi sopra. No, il problema è che almeno nel teorico devo rispondere giusto. E comunque voglio cercare di non fare nessun errore. Al massimo due. Se ne faccio già tre per me sarebbe troppo. Comunque, l'importante è non farne più di quattro. Ah, mi dissocio. La citazione di uno che era diventato il fenomeno di Twitch, mi pare. Ma non faccio nome, non dico niente. Io penso solo al mio gruppo. Di quello che succede fuori dal mio gruppo non è affare mio.
In questo contesto che ti sei iscritto a TG, lo so che non sono il tizio che preferisci, magari tu preferisci altri tipi di live, ma purtroppo questo è quello che passa il convento. Ricordati che c'ho il 4G e poi non ho né la forza economica né la forza neanche logistica per fare live più serie, almeno per ora. Quindi devi accontentarti. Comunque sei passato e ti ringrazio. Cosa vuol dire quello che passa in convento? Significa che quello che ho faccio, come diceva una citazione, vivi come puoi perché come vuoi non puoi. Una citazione giusta anche se parecchio, non dico pessimista, ma realista. No, figurati, so che posso essere un rompipalle. Del resto, è stato difficile. Anzi, sapete che voi due siete state le persone che sono state. È stato difficile recuperare il rapporto con voi due. Ho fatto una grande fatica a recuperarlo. Se non era. Io da solo non ci sarei riuscito. Se non era per Merano e per tutti quegli altri, figurati. Adesso mi ritrovo in questa live. I due probabilmente che. Insomma, diciamo, è stato difficile tornare in buoni rapporti. Ci sono molti mesi. Ma purtroppo quel tizio mi ha ingannato, mi ha fatto litigare con tutti e io purtroppo ho potuto difendermi come potevo. I due reietti sono tornati. Sì, anche se reietto forse è un po' un insulto. Comunque sì, purtroppo sta storia del computer un po' mi ha un po', diciamo, rotto le palle. Ma purtroppo me lo dovevo aspettare. Ho fatto una grande cazzata a comprare un PC dall'Inghilterra. E vabbè. I soldi arriveranno penso nella prossima settimana. Perché il pacco hanno dovuto. Era entrato in Italia ma l'hanno fermato in questi giorni. No, ancora no, purtroppo. Perché il pacco non è ancora tornato in Inghilterra. Perché quando ho chiesto la restituzione era venerdì scorso. Quindi di conseguenza sabato e domenica non fanno servizio. Quindi. Il pacco era passato in Italia e a Carpi si è fermato in questi giorni. Ora lo dovranno rimandare indietro. E questo significa che passerà probabilmente un'altra settimana. Ma vabbè. Dopo questo, basta spedizioni fuori dai confini dell'Unione Europea. Avrei fatto sto casino pure se era avrei comprato, che ne so, in India, in Egitto, in Siria. Sarebbe stata la stessa cosa. Vabbè, si risolve, basta che non ti fossilizzi sulle robe e accetti qualche compromesso. Che tipo di compromesso? Aspetta che spengo sta luce perché. Ok, bello, tutto buio. Così non vedono che sono l'unico gamer che c'è a Reggio Calabria. Diciamo che mi ha fatto incazzare tutto quello che succede. Eccolo qui, Yakamoto, il mio vice admin. Ciao a tutti. Siamo in tre, forse in quattro ora saremo, perché se c'è un infiltrato. In ogni caso, comunque, l'ex membro di cui non faccio il nome non potrebbe mai scrivere qua perché è bannato. Non lo voglio qua dentro. Né lui, né vuole tutti quegli altri. Tipo, altra gente che non intendo. Già è stato difficile ricostruire il gruppo da zero, quindi. Anzi, che siamo in 13. Scusate se ho fatto la tara startato un po' tardi, ma stavo seguendo la Serie D, che sarebbe la Serie D di calcio virtuale. Dov'è il Varese Calcio? È arrivato tra le prime quattro finaliste di Serie D. E sono contento. Speriamo anche che la squadra reale possa avere qualcosa. Vedremo. Oggi non ci sono state scommesse in questa settimana, finché non mi tornano i soldi. T'era startato tardi perché dovevo buttare la spazzatura. No, purtroppo stavo seguendo la Serie D virtuale. Non l'avevo mai seguita, l'ho seguita in questi 2 giorni. In verità in questi giorni ho seguito anche le live del tizio di Teramo e ho seguito anche quelle del tizio del quartiere Comasina, ma non dico altro. Tanto per vedere qualcosa. Il resto è abbastanza tutto bene.
No, io la spazzatura non l'ho. Di sabato non c'è mai la spazzatura. Sabato e domenica non la ritirano. Perché ho permesso, nel senso che se il PC buono non è della marca che tu volevi, va bene lo stesso. Oggi è l'inizio dell'amicizia con PC LOL, tante notizie. Sì. No, il fatto che io voglio o un Asus o un MSI se devo comprarmi un PC portatile da gaming. Non voglio né HP né la Dell perché è troppo costosa. E neanche la Razer che è veramente roba da ricchi. E spenderò forse 1000 euro. Ma per ora non compro niente. Se entrano altri soldi entro luglio farò l'acquisto del PC. Per ora aspetto che mi tornino i soldi. Comunque sto dicendo, non ho fatto scommesse sportive questa settimana perché i soldi non ce n'erano più sulla carta e non potevo provare. Ma tanto non ne avrei vinta nessuna. Hai guardato qualche cosa delle Alienware? Non sembra, ma non c'è. Se non c'è la combinazione AMD io non ne compro. Io solo AMD Ryzen compro. Mi dispiace, ma sono fatto così. E comunque per ora non posso fare niente. Se ne riparlerà a giugno o luglio. Per ora dovrò cavarmela con questo PC. Anzi, che sono riuscito a. Grazie all'hard disk esterno da 5 TB che ho comprato qualche giorno fa, ho fatto finalmente una cosa che devo fare anni fa. Ora c'ho tanto spazio libero, ho spostato tutti i vecchi dati. Ho fatto un backup. Dove tipo 2 TB li ho spostati. E adesso c'è solo un unico hard disk esterno, tutti gli altri li ho tolti, uno l'ho messo sulla PS4 come memoria aggiuntiva. Un coso vecchio l'ho tolto perché ormai era vecchio. Oltre che non era autoalimentato, quindi via. Bisogna iniziare a rinnovare. E grazie a questo sono riuscito un po' a risolvere i problemi di penuria di dati. Una cosa alla volta, poco come si risolve. Poi vedremo quest'estate se riesco a. Perché la prossima live che fa Gigio non entra il Discord? Ah, ma il fatto sai qual è che io non voglio fare scena muta, non saprei che dire. E poi non lo conosco ancora, sto Gigio boss. Ma sono dati che dati sia del VPC LOL che di tutte tante altre cose che non dico. Sono sempre dati del server. Sono 2 TB, ci sono di tutto, video, documenti, progetti 3D, immagini, c'è di tutto, c'è tipo l'archivio del secolo, chiamiamolo così. E dovevo spostarli, oltre c'erano tanti altri vecchi dati. Tutto quello che ho costruito di questo specie di impero digitale è tutto in quell'hard disk. Sì, anche quello lì che. No, niente hentai purtroppo, niente hentai non ne ho. Forse qualche immagine, ma niente di che. Però tutto il resto che avete visto. Beh, visto, diciamo. Ne ho parlato. Peccato che non c'è Merano, avrei potuto parlare un po' con lui. Però, sai, lui è impegnato, c'ha le sue cose. È giusto che. Tra l'altro, Merano sarà presente nella prossima stagione di PES 2021, che farò con il nuovo PC, probabilmente l'anno prossimo. Ma ti serviva tutta quella roba? 2 TB sono parecchi. E lo sai che quanto sono in età? Cosa pensi che delle ragazze dell'Est Europa? Che sono le più gnocche, più sexy, soprattutto sono molto facili. E la danno a molti. Ma non ne ho mai conosciute, tranne qualcuna, ma. Si vedrà, di sicuro sono meglio delle italiane, questo è poco ma sicuro. Ricordati che, anzi, 2 TB stanno pure stretti oggigiorno. I dati sono sempre più grandi, più pesanti. Ricordati che, tra tante cose, c'ho pure dei giochi, videogiochi proprio pieni, non pensare, sono tanti. E comunque non avevo più spazio, dovevo svuotare gli hard disk. Anche perché, col PC nuovo che dovrò comprare. No, questa volta è giugno-luglio sarà il cambio del PC. Ragazzi, adesso ti faresti fare. Mi dissocio. No, niente bionde, no, non le posso vedere le bionde io. Le bionde proprio mi stanno un po' sul cazzo, scusate il termine, però sono così.
No, questa volta il PC si cambia, però il problema è che non sto avendo troppa fortuna, perché è 2 anni che cerco di cambiare PC. Comunque, ritorno i soldi sta settimana. No, adesso basta. Con 800 € faccio poco e nulla, e comunque devo anche pagare anche la scuola guida. Perché mio padre sì, mi dà una mano, non sempre. Aspetterò che i soldi aumentino e si aspetterà giugno-luglio, appena mi libero di sta cosa della patente. L'importante è ottenere il foglio rosa. Così, dopo che ho il foglio rosa, andrò a provare un'auto in quelle aree rurali di questa provincia. Tuo cugino almeno la vai a trovare. Speriamo che sia libera, si liberi. Io non è che posso costringerla. Vabbè che onestamente, pure lei non se la spassa tanto bene, ma io non è che posso andare a casa sua così senza un motivo. Comunque vedremo. Ma si è decisa di andare sull'isola Tegu. È l'unico posto. Lì c'ho i nonni e lì mi possono insegnare a guidare. C'è il mio nonno e ci sono delle auto, due auto scassate che si possono provare, ma solo appena avrò il foglio rosa. Finché non supererò il teorico, non se ne parla. Perché se lo faccio prima è come disperdersi nella parte più desolata dell'Egitto. Quindi, per carità, no. Ovviamente, prima devo superare il test teorico, finché non lo supero. È un castello di carte questo. Pensando che potrei iniziare a cambiare l'immagine del mio. Questo. Ma facci. Una volta per provare. Ah, aspettiamo che. Hai paura di guidare? Beh, non ho mai usato un'auto, giustamente. Grazie al cazzo che ho. Non ho paura. È che non voglio fare danni. Cosa pensi di Footjob? Mi dispiace, ma. È una tecnica che non trovo interesse. Sto dicendo cambiare. Avete presente l'immagine che vedete dove c'è il mio personaggio? Sto pensando di cambiarlo perché ormai questa foto risale a 3-4 anni fa. Devo cambiare anche io. Però tutto il resto rimane. Aspettate un attimo. Dove cazzo è quella bottiglia di merda? Ah, è qua. Si vede niente al buio. Come va il mio nuovo acquisto balistico? Bella cosa, ma a me vanno bene anche le armi di 30 anni fa. Attentati. Ah, tanto quel. Non ci saranno attentati dove sto io. A me bastano pure le vecchie armi yemenite irachene di 30 anni fa. Funzionano ancora bene. Non importa quante armi. Hai il pulsante rosso sotto la scrivania? No, purtroppo. L'unico pulsante rosso è quello della multipresa. Tutto la live. Perché non mi stanco, ma tu se non vuoi sta. Lo dico all'ufficiale che non ha passato i corsi per entrare in polizia esercita. Ah, Matteggi, se vuoi finché. Quando ti sei rotto un po', che si può dire, le palle di stare qua, puoi anche. Sei libero di andarti, non ti preoccupare, non sei obbligato. Al massimo faccio un'ora, a volte di più, dipende se ci sono. Certo, se si continua a parlare, vado avanti, poi una volta che mi rompo le palle, la chiudo. Queste sono le classiche live hangout che c'erano su YouTube. Si parla con i fan. È un format un po' particolare, ma vabbè. Ma prima o poi ci saranno di nuovo pure quelle salotto, appena avrò le condizioni per farle. E Angelo Massinelli. No. Ah, sto tizio. Non è proprio lui, ma quasi. In verità lui assomiglia a Paolo del Villaggio, uno che si chiamava così. È tipo un medico corrotto, figlio di banchieri corrotti. Che allo stesso tempo figlio di altri figli di Troia. Sì. Sì. No, non ci ho mai creduto, Babbo Natale.
che va a comprare i bambini in Bulgaria. Ah, però mi raccomando, raga, nessuna minaccia di morte. Ho già rischiato con la prima live che ho fatto su Twitch, che ho parlato male di quel tizio. Parolacce sì, bestemmie sì, ma niente minacce di morte. Perché sennò poi romperò i coglioni. Purtroppo ci devo tenere il regolamento, se no ci dobbiamo tornare su YouTube. Vado a fare una roba allora, se siete ancora dopo passo, bella tutti a gagagaga. Vai pure, cioè, grazie per essere passato a TG, grazie per esserti iscritto. Vedo di passare magari dalle live del tizio di Teramo magari. Però con la mia connessione non lo so. Vedremo. In realtà oggi mi sono mangiato 2 pacchi di Oro Choc, me li sono comprati di nascosto, me li sono mangiati tutti. E che sai, un po' quando non esci molto, hai un po' di nervosi. Però vabbè. La tecnica di studio è super potente, tipo il colpo di testa infallibile. Ah, quella. La maggior parte dei miei gol che ho fatto quando giocavo a calcio erano di testa. Su quei 200 gol che ho fatto ne avrò segnati di testa un centinaio, quindi figurati. Come ti ho detto, i miei punti deboli sono, diciamo, il scarso rendimento a parlare con le ragazze, tranne qualcuna, e mi spaventa la roba troppo bianca, tipo le mozzarelle, un po' lo stucco, tutte queste cose troppo bianche, diciamo che mi fanno impressione. Al contrario, il buio non mi fa spavento per niente. E amo i ragni, soprattutto i serpenti, i rettili, tranne i rumen. Tipo, che ne so, le iguane. Quelle sì che sono belle da vedere. Qualche salamandra. Devi guardare l'attacco dei giganti. È da un po' che non guardo più niente perché troppe cose. Me la posso, mi guardo la quinta stagione della Casa di Carta. Poi si vedrà. Dopo che ho visto quella serie turca, non ho più visto niente. Perché sai, sono stato sempre tutto il tempo a giocare a... Ma sì, vediamo come finisce quella serie, tanto deve finire. Devo guardare Vis a Vis. Vedete, sai che questa serie è da un po' che non la guardo. Non la guardo più da quando abbia fatto quella litigata per colpa di quello stronzo. Un episodio dura 20 minuti. Veramente durano quasi 2 ore, da quello che vedevo io. No, la casa di carta ormai la finisco di vedere. Tanto. Se finisci di merda. Comunque, spero che vi sono piaciute le grafiche che vi ho fatto, che mi avete chiesto in questi giorni. Vi ho fatto tutti questi video, vi ho fatto il video su quel tizio, ho fatto il video su il banchiere romano, insomma, e tu e quel tizio che vi vedo c'è l'Eternit. Quando volete, chiedetemi quello che volete, tanto sono aperto a qualunque cosa. Ormai faccio solo le cose che riguardano solo il nostro gruppo. Quelli che sarò fuori, via. Comunque ho visto che sul gruppo avete scritto una bestemmia con le parole crociate, tipo Borca Padonna. Viene dal letto, guarda l'episodio. Ma no, ormai non guardo, per ora non guardo nulla. Guarda che non so neanche cos'è. Al massimo mi vado a guardare se è ancora in live, mi vado a guardare un po'. La live del tizio di Comasina, tanto per ridere un po'. Però poi si vedrà. È proprio perché guardo quel tizio, non lo so. L'unico film strano che ho visto è stato Mostri a 8 zampe. Tipo, c'erano dei ragni giganti. Ma ti parlo di un film vecchio di forse 10 anni fa.
Il porco guarda One Piece in streaming. Il porco. Mi pare che adesso sta quello. Quel grande. Quello che ha fatto la storia di YouTube Italia. Ora sta tipo. Ha trovato una nuova First Lady, ho visto. Buon per lui. Però vabbè. Mi sono mangiato comunque sì, due pacchi di Oro Choc. Oro che costavano poco perché le Kinder Cans costavano troppo. Mi sono mangiato questi due pacchi, tipo erano 16, anzi no, 32 barrette erano in totale. Mi sono mangiati tipo una dietro l'altra. Tanto per. Non lo so. Mi sono stancato di questo cibo dietetico che mi preparano in questo palazzo. Infatti l'ho mangiato di nascosto. Ma a te il porco ha mai scritto qualcosa tipo vuoi scopare mia madre, vero? Il porco chi, scusate, di che state parlando? Quale porco? Non ho capito. Ah, lui. Forse mi ha detto qualcosa, ma tanto sai quanto me ne infischio. Tanto in questa famiglia solo mia cugina mi vuole bene, tutti gli altri se ne fregano di me. O quasi. Cioè, sono tornato in buoni rapporti con mia sorella, ma mia sorella non è ai livelli di mia cugina. Anzi, vorrei solo che se ne andasse via. Ma non della tua famiglia. Ma sì, ma. Io che cazzo devo dire? Ma è vero, ci raccontavi quando uscivate a mangiare al Giappone con tua sorella. Sì, ma è successo in estate. È successo poco prima che avevamo fatto quella litigata, caro Avon. Però sai quel fatto che lei. È difficile da gestire. Non litighiamo come una volta, ma perché ora ha un po' cambiato atteggiamento. Comunque. Ah sì, ma chi se ne frega, fa quello che vuole il signor Zuccapelata. Vuole che tu scopi sua madre. Per carità. Manco si trovasse stanotte. Perché vi avete preso? Per un profugo? Ma neanche per sogno. No, io mi spiace, ma incesti non ne faccio. Niente madri, né cugine, né sorelle. Ho sempre dei principi, ricordatevi. Solo amiche e ragazze sconosciute, ma altri no. Tu vuoi scoprire mia madre, è vero? Porco Dio! Ok. Senza punti di domanda. Ciao porco, rispondi porco. Ah, già che vi ricordo che prima si chiamava Uporceddu. Giacomo Rume l'ha sborrato nella figa di tua madre. Ok, stiamo andando un po' troppo oltre. Per fortuna non ci sono altre persone che ci seguono. Porca Madonna d'Egitto, nella città di Tebe. Parla in calabrese, so pochi termini. Mannaia Dio, mannaia. E che motivi di spera tu, o croce da cosa? Chiamo 30 marzo. Mannaia la Madonna! Vabbè, ora basta, perché sennò. Non posso neanche urlare, stanno dormendo quelle due. E sto posto non è abbastanza sonorizzato. No, non è. È diventato imbarazzante sta cosa.
O quello che fa scherzi al nonno 329 ticchi ticchi inizi 2. Mi sa che è morto ormai quello là, il nonno Emilio. E però Farinea è rotto il cazzo. Ok. Ma è vero che esci da dietro la porta? Diciamo dietro il muro, chiamiamolo così. La porta no perché fa troppo rumore, però mi nascondo nel muro dell'antibagno. Come il ninja. E fa saltatura dello spavento. Ma sì, si spaventa un po'. Si spaventano tutti in questa famiglia. Sono tutti degli. Sono i cosiddetti FDP. Ma l'hai visto lo scherzo dove il nipote finge di essere uno del cimitero che ha trovato un frigorifero? Sì, me la ricordo. Quella sì. Sì, lo scherzo, come cazzo si chiamava? Ah, Tobe Dintorni, l'associazione Ted, dove gli volevano tipo offrire una tomba che c'era pure Sky dentro, tipo prima della sepoltura. Sì, quella mi ha fatto ridere di brutto. Gli fa bel frigorifero. Sì, quella faceva veramente ridere. L'avrei voluto fare lo stesso con tipo una delle mie nonne e l'avrei spaventata. Io una volta prima o poi lo faccio uno scherzo ai miei familiari. Faccio finta di essere per terra con del sangue finto. Voglio vedere quanto si spaventano. No, no, lascia stare. Poi salta tutta. Il 4G non regge la condivisione schermo. Lascia per. Magari quando avrò il 5G se ne riparlerà. Se no, poi ci sarà un ritardo assurdo come nella prima live. Però se volete metto la. Non faccio la condivisione schermo, ma se vuoi metto l'audio. Ma sì, l'audio sì, aspetta che la trovo. Lo devo cercare il video. Allora, come cazzo si chiamava? Lo scherzo. Qual era il V? Questo qua dovrebbe essere lo scherzo perfetto 3, mi pare. Correggetemi, magari. Aspettate un attimo, che però devo abbassare il volume, se no. Punto, sono balanna. Sono balanna. Mi senti? Ma chi è che parla? Pronto? Pronto, chi è? Ho chiamato anche prima. Io sono Messer Balanna. Ci eravamo sentiti con lei 2 anni fa circa. Si ricorda di Messer Balanna? Senta. Perché io non mi ricordo neanche quello che ho fatto ieri, immagini se posso ricordare che io ho la testa spezzata in mezzo. Ho capito, senta, mi può dedicare per cortesia un 4 o 5, diciamo anche 7 minuti? Facciamo anche Cosa? 15. Ma Può dedicare a Messer Balanna un 7 minuti? chi è Messer Balanna? Sono io, sta parlando con me, si ricorda. Noi, guardi, se non si ricorda Sì, va le bene. rinfresco la memoria, sia. Anzi, già che ha la testa spaccata, le rinfresco le due memorie. Mi sente? Allora, io sono il consulente agente della TED, della società TED. La società TED, in pratica, si manifesta a lei
come colei che la dovrebbe accompagnare chissà cosa ci sarà. Nella La ruota. morte. Ma lei mi conosce a me? Ci siamo sentiti sempre telefonicamente. Noi siamo. Ecco, perché io ho 90 anni di età Infatti, e sto molto molto male, tutto qui. lo so, senta, noi siamo della TED, tombe e dintorni, nel senso abbiamo avuto il suo nominativo dopo gli 85 anni e noi contattiamo tutte le persone che si stanno accingendo comunque sia ad una fine terrena, no? Adesso lei faccia anche qualche gesto apotropaico, si tocchi anche i maroni, insomma, però diciamo che comunque le tocca, giusto? Lei andrà a deperire. Certo, andate a venire, allora. E quindi noi siamo una società che si occupa non solo dell'organizzazione e diciamo anche della festa, perché è anche una festa, è un cambiamento, un change, no? Non mi spiega, un Non cambiamento. continuo a capire quello che mi sta dicendo lei, eh? Allora, innanzitutto noi offriamo servizio di catering e bare ad ottimo prezzo. Cos'è il catering? Cos'è? Il catering in pratica è anche o lo scattering, che in pratica è il rinfresco che si terrà al funerale. Caspita, li vogliamo far mangiare? Ah, ho capito, stavo aspettando che io sia in battente. No, no, non sia mai, signor Emilio, non sia mai, non sia mai. Però, Allora, che vuole? comunque, se, no, volevo dire, se le interessava, noi abbiamo degli involucri lignei in veramente a condizioni eccellenti. Abbiamo il climatizzatore. Mi ascolta? Abbiamo climatizzatore, radio e televisione. Anche Sky se vuole. O digitale terrestre, quello che predilige. Non voglio niente, che c'ho tutto. Ho capito, ora tutto. Ma in un momento in cui non sarà più lì e sarà da un'altra parte? Ma dove vuole che vada? Scusi tanto, io sto a casa mia e sono 55 anni che ci sto. Ho capito, Tutto qui. benissimo, però sarà giunto il momento, non adesso dico, ma quando giungerà il momento, lei pensa che starà bene dentro una chiamiamola sì, anche meramente una bara senza neanche la TV? Ma senta che discorsi questa qua, ma perché non va a fare qualche altra cosa? No, no, mi scusi, però a parte scherzi, posso proprio, guardi, rubarle un altro minuto, mi scusi. Mi dia per favore udienza, posso? Dica, ma faccia presto però, Comunque sì, che sono abbiamo argomenti che non mi interessano questi. climatizzatore veramente eccezionale, quindi lei può stare tranquillamente al fresco. Al freddo? Al fresco? Beh, al freddo adesso non si è esagerato che dopo le fa male, però al fresco una temperatura mite di 20, Ok, 22. ma lei, io No, se vuole non... noi le diamo anche l'opuscoli perché c'è anche l'antifurto. Qualora ha visto mai che qualche chiamiamolo malandrino, dovesse venire a, come si suol dire, a scarruffare nelle sue, insomma, le sue spoglie, c'è un antifurto che avverte i carabinieri, loro vengono lì subito perché non è che possono disturbare, eh? Cioè, Ma magari, queste cose non le faccio, non ricevo e non fai io le ricevere. metta che qualcuno che mentre lei è sotto lì nel suo, ma neanche, chiamiamola dependance, perché non sono bar, sono dependance, a vedere Sky, a vedere una partita di pallone, viene là uno a rompere le maroni che vuole Io una entrare. partita di pallone non le ho No, viste mai. un film, qualsiasi cosa lei stia vedendo in Ma TV. scusa, ciao. Ma perché stiamo perdendo tempo io e lei? Ma quindi non è interessato? Non sono affatto Ma interessato. quindi neanche posso elencarle tutti i tipi di legno che abbiamo, dal faggio Niente, non mi al interessa. rovere? Non mi interessa, no. Ma se le dico che abbiamo anche la lampada abbronzante? Non me ne frega niente, ma che ci faccio? Ma lei è un po' scemo, penso, sa. Scusi, eh. Ebbene, a 90 anni io vivo le lampade abbronzanti, ma da dove No, le viene lampade tutto? ingrossanti servono ad un'altra cosa, non so se ne ha bisogno. Noi le stiamo offrendo il catering. Ma lei sta attento o sta fuori? No, noi la società nostra è di Milano. Ah. Però chiamiamo tutte le persone anziane Sì. che comunque sia, prima o poi, come dicono in Umbria, stireranno le zampe.
bene, allora Quindi. e quando lo faccio che lo devo aprire No, intanto noi ci firmava un contrattino dove lei in a lei? Ma per pratica. carità, scherzi, no, facciamo contratti, Comunque, senta, diciamo sì. senza impegno, posso farle venire un nostro agente, un nostro No, incaricato? non voglio vedere niente su questi argomenti. Io capisco, guarda. Grazie lo No, stesso, aspetti, arrivederci. aspetti, aspetti, mi scusi. Non sia così ignorante e maleducato, è stato cortese fino Ah, adesso. ma io maledica, ma lei che mi viene a rompere i coglioni a me, maleducato, No, 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 fuori io, no, no. per voi. Attenzione, attenzione. Aspetti. Io, lei, capisco che sono argomenti scomodi e anche un po', insomma, poco simpatici da trattare, però più o meno tocca a tutti, no? Giusto? No, No, lei è Highlander. Highlander. Ascolti, noi le offriamo adesso due al prezzo di uno, cioè Ma che cosa? di due involucri lignei, le diamo due tombe. Ma non c'ho bisogno! Ma sono due mausolei, non sono due tombe. Non me ne frega niente! Lo metteranno gli eredi miei a fare queste cose, non io! Ma noi le facevamo, le mettevamo veramente in condizioni di prestigio rispetto a tutti gli altri. Eh? Oh, guarda come siete generosi! Lasciamo perdere, giriamo Ma questa no, cosa per che lei sei sarebbe. antipatica! Andiamo con questo fastidio! Ma io capisco. Pronto. Ok, aspettate un attimo. Sì, questo video l'ho visto tante volte, raga. Ci volevo fare anche una sorta di scherzo. Comunque, aspettate un attimo. Cazzo, eravamo rimasti. Porco di quel dio schifoso bastardo. Aspettate. Aspettate un attimo. Ah, questo qua era il video che mi avete detto. Aspetta. Ok, ora vi metto quest'altro, raga. Scherzo della tomba. Pronto? Serve, tenda, sono quello del cimitero. Emilio? Oh. Allora, senda, abbiamo dato una No, scandagliata. no, niente rumor, A lasci chi? A stare. chi? A quello che mi hai detto tu, che fa? Eh? Alla tomba! Ah, vabbè, se più vuole dovevi fare quello e basta! Mettere un suo a ripetere! Dai, che poi che succede? Allora, senti. Allora, innanzitutto. Ma sei Simone che parla così o Come? no? Sai che parla Simone tu? Non mi sembra la voce tua, eh? Ma di chi stai a parlare? Io so. Bene, Simone! Ma io non so, quello è tu, ma chi è Simone? Ma chi è allora? Io so, quello dell'impiegato, quello che mi ha parlato l'altro giorno, si è venuto lì. Ah, ecco, sì, ho capito adesso. Ah, Bruno? Sì. Allora, Cindy, ma scordi un attimo? Sì. Allora, ho dato una scannagliata. Sì. Allora, ci stai a? La buca ho fatto una faticata, guarda, con un zappetto Ma la buca perché? è perché ho dovuto scavare. Ah, perché? Ah, ho capito. Va bene, poi? Un zappetto gli ha dato giù zappettato, madonna mia! Ma perché parli di andato zambettato, tutte queste cose qui? Perché non parli normale? Oh, scusami, io non ho fatto la terza media e sono rimasto Ma chi indietro. sei tu? Come? Ah, sei il costo di quello lì, ho capito. Ho capito, adesso dimmi tutto. Io sono Tombarolo. Ho capito, come ho capito, prima aveva la mia nipote che parlasse. No, io sono Tombarolo. Ho capito, allora perché ci sta, hai rifatto la buca? Allora, quindi, ho dato una. Sì, mi ha fatto una buca, una zappettata e è scappato fuori il frigorifero. Ma io dico, santa Madonna. Ma chi ci ha visto mai? Ma io non lo so perché non ci sono stato mai lì, capito? Oh, la pettinari? Eh? Santa Madonna, un frigorifero! Ma è un frigorifero buono o un frigorifero così? Ma no, un bello frigorifero! Era bello! Ci stai anche l'acqua dentro, pensa! Porca madonna. Senti, boh, se io domattina vengo là, che me lo fai vedere? Sì, te lo faccio vedere sì, ma questo è il posto di una casa perché è buono! Pensa che ci ho pure bevuto!
Sai che c'è? Mi senti? Sì, ti sento. Sto pure via un zozzo d'acqua perché stavo con un Ma è che sta facendo che sta vedendo una tomba? ma non so, guarda, sono certe cose proprio nell'altro mondo. Io non lo saccio perché. Pensa, io stavo proprio sotto lo scocchio del sole, a zappettà. Volevo dare anche un po' di concime. Senti, io domattina vengo là, di nuovo? E mi fa vicino, senti, ma tu volevo dirti una cosa, no? Dimmi. Perché io a zappettà ci ho messo tanto e tanto callo. Ma Sì. tu, mo non ti offende, No. eh? Ma tu come ne senti? La lascia aperta? Malissimo mi sento io, perché mi sento male da 2 anni. Come ne senti, bene o male? Male da 2 anni mi sento, male da 2 anni. E senti una roba, ma io la fossa la richiudo o la lascio aperta tante volte facessi un trapasso? Ho detto io vengo là, domani mattina ne parliamo. No, perché volevo sapere una cosa, senti. Dimmi. Ma se tu leviamo il frigorifero, no? Che ci inzeppiamo dentro a te. A me? E lasciamo aperta la posta. Ma Io magari ti no, interrogo. a me, io conosco anche da 2 o 3 anni, ciao. E che cazzo? E mo me la fate in aperta per 2 anni? E che detto io? Beh, io t'ho detto, vengo domattina e ne parliamo. Ho capito, ascoltami una roba, ma se io la lascio aperta e ti interrogo a te in mezzo busso, con un frigo là vicino, te c'è clima di, te c'è ambienti? Ne parliamo domani mattina di queste cose, io alzo le 10, sono lì. Ma senti un'altra cosa, va bene, ma lo frigorifero che ce devo fare? Lascialo lì e poi stasera domattina decidiamo quello che ci facciamo. Oh, bar, si sta un frigorifero, una televisione, ma l'avete pigliata per la Ma la discarica? televisione? L'avete pigliata per la discarica? Magari io, non mi dire da me perché io non ci sono stato mai lì, sa, mai, mai, mai. Te la prenoto, insomma? Eh? Te la prenoto? Qui lo spazio libero, però tocca a vedere quanto tempo c'hai. T'ho detto io domattina alle 10 vengo là, così ne parliamo, è inutile adesso. Domani mattina quindi ti interro. Sì. Ah, va bene, ma con la zappetta pure D'accordo, ciao. vuoi? Ciao. Manca solo la lavatrice. Ok, mettiamo quest'altro. Aspettate un attimo. Ok, vediamo cos'è questo. Ok. Accordo, vabbè. Pronto? Pronto, salve. Stiamo facendo un'indagine, le dobbiamo rubare solo 2 minuti e deve rispondere esattamente a una decina di domande, facciamo 15. Stiamo facendo un sondaggio per telefono, per le abitudini, usi e costumi del medio italiano. Ma no, guardi che è facilissimo. Ad esempio, che tipo di legno preferisce? Del tipo, ci piace più il faggio? Sì, del tipo, ci piace più il faggio? Ci garba più? Insomma, le piace di più il legno di noce o il legno di cocco? Quindi se lei dovesse fare cioè, che legno preferisce? Che legno, se dovesse essere rinchiuso in un legno? Allora mi dica, trambogano, ebano, ciliegio. Senta, tra pesco, noce e ciliegio. Cosa preferisce? Se volesse una bava, cosa? Dico che. Ok, un po' troppo corto questo. Fatti qualcos'altro, che esatto.
Beh, questo onestamente non era proprio troppo, come si dice, troppo rapido, ecco, non mi veniva il termine. Sì, mi ha fatto sempre ridere sto tizio, lo dico la verità. E lo seguivo tipo poco prima di diventare uno youtuber, cioè no, non ero proprio prima. Nel 2014-2015 ho iniziato a vedere sti video. Sai che ormai è morto sto tizio. E non so più perché sti video sono un po' vecchi. Comunque, mi è passata già un'ora quando abbiamo startato. Un'ora proprio precisa. Non so se c'è ancora qualcuno. Comunque. Che ha rotto i coglioni. Aspettate. Ok. Si è fatto ridere con la storia del legno. L'ultimo del 2016. Ah, sì. Ma poi penso che dopo. Non so se è morto in quegli anni. O magari non ha più, ha finito gli scherzi e non ha più fatti. Del resto, dopo un po' si è stancati. Ma ci sono tante bestemmie tipo divertenti, ma questo senza di più. A parte questo, mi guardavo quella storia. Non so se hai mai fatto caso alla lavatrice di Pagnotta o qualcosa del genere. Seguivo dei video di quelli. Aspetta, che cazzo. Cazzo il braccialetto. Metti questo. Aspetta un attimo. Sta cazzo di cuffia. Dio can. Dio can can, Dio can can, Dio Dio Dio. Ah, ok, spero che non mi rompano le palle col copyright. Ok. Pronto? Pronto? Buon tempi. Chi è la signora? No, sono Magnotta. Ah, senti, ma mi ha telefonato il direttore. Sì. Ma che è successo? No, non è successo niente. Oddio, questa lavaci. Il direttore ha telefonato a me. No, a me ha telefonato. Ah, e che ne so io? Io non so niente, io sto all'oscuro. Ma sta all'oscuro, ma Sì. sembra che è successo un casino. No, guarda, il casino non è Ci hanno successo. levato la San Giorgio? Come cosa? Ah, come dici? Ci hanno levato la San Sì. Giorgio? Come esclusiva? Oh. Ha telefonato De Paoli, si è fatto sei un zozzo, sei un delinquente. Ma scusa, cioè, qui sto parlando con Bontempi? Oh, ma io guarda, Bontempi, questo è già un discorso che abbiamo fatto pure le altre volte. Ma io che cosa c'entro con questa cosa? Io comprai la lavatricità della pagai e Ma quindi. mo si è pagato, sì, ma Sì, mo lasciate che oh. pagano si è pagato, Scusa, ma questo loro nessun sai cosa mi importante, il ha detto? problema vero e proprio ora è questo. Sì. Oh, io ti ho fatto la firma di contratto, Ma ma quale contratto, signor Bontempi? Io non ho come firmato nessun contratto, santo Dio, ma è possibile che non si finisce più questa benedetta vita, questa cosa qui? Io personalmente pagai sì, ma questa io mo sono un po' più lavatrice. semplice, no? Oh, pigliate le nostre cazzo le cose. Che me ne capiglia? La Ma che me lavatrice. ne può fare la lavatrice? Io non voglio niente a che vedere con la San Giorgio. Forse ci siamo capiti. Ancora gli funziona a mia moglie la lavatrice? Ma tu non ce l'hai però. Io non ce l'ho. Beh, pigliatela, No, no. io ne tengo un'altra, io tengo la Ignis e me l'hanno data in seconda mano. Senti, Mari, ma Sì, com'è? Magnotta. Magnotta. Sì. Boh, ecco, a parla che ce l'ha. Oh, Beh, tu sì. hai visto la lavatrice? No, io non ne voglio niente. Perché me ne capigliate la lavatrice? Dove sta? Pigliatela, no. Ma perché me ne devo prendere questa lavatrice? Sai come? Io non ho capito perché mi devo prendere la Ma lavatrice. ci firma il Ma contratto. quale contratto? Ma se io sono venuto da te e mi sono comprato la lavatrice, quale contratto ho firmato? Ma tanto Dio, ma se pare che mo Clausole. uno si sta stupidi alle cose, ma Ma insomma. chiedo le clausole. Come? Chiedo le clausole. La porta dei frati, mo, chi un po' cegato. Che messaggio che è questo, mo? Io i cecali non lo so per niente. Senti, Pontevo, cerchiamo di finire una volta per sempre. Io comprai la lavatrice da te quando fu nell'81. La prendi, la paga. Anzi, addirittura io dissi questo.
Senti, si può pagare con... Scusa un attimo, ma a te quando ti ha telefonato il direttore? 2 o 3 giorni fa. Oggi è 16 settembre. A me stamattina mi ha telefonato. Beh. E mi ha detto, senti, sto Magnotta, che dobbiamo fare? Io lo voglio salvare. Ma io ho detto, però a te ti elimino la fanzola. Ah, là, già gli ho telefonato, perciò a me non queste storie, così. Ho detto, guardi, che lui ha firmato tutto il regolare. Allora ha fatto, no, allora se la matrice le dovete pagare. Io ho detto, ma telefoni al signor Magnotta. Ma perché devo... Ma scusami tanto, signor Cosa. Ma se io la lavatrice nell'81 la presi e te la pagai, meno male. Poi non mi ricordo se sei venuto tu o tuo fratello a mettere la. 800.000 lire, no? Come? Dammi 700.000 lire. Che te devo dare? 700.000 lire, te ne porto un'altra. Ma che me ne devo fare, santo Dio? Ma perché ti devo dare 700.000 lire e me ne porti un'altra? Tengo pure la sciura capelli. Ma senti, no, ma senti un po' una cosa, tu mi devi dire una cosa. Perché mi raccoppia, mi volete affittare la lavatrice quando a me non mi senti? Senti, ma guarda. Si è firmato il contratto. Ma io non ho quale contratto, io non ci ho firmato nessun contratto, io sono venuto da te nell'81 quando fu e ti dissi che mi serviva la lavatrice e mi prese questa pennetta lavatrice alla quale me l'avete pure messa, ma non mi ricordo se tu o no, non so chi. È andato tutto bene per 4, 5, 6 anni, da mo' io tutto bene, ma tutto... dopo 6 anni mi si viene a dire la lavatrice, non la lavatrice. Così, rompi un po' i coglioni, rompi. Ma senti, guarda qua. Mannaia a Dio, mannaia. Senti, io sono un semplice, ero un semplice cliente. Sono venuto da Bontempo perché sapevo che Bontempo era una ditta fredda. Sono venuto da voi, ho preso la lavatrice e l'ho pagata. Mo io che c'entro, insomma, tanto Dio di tutto il casino che hai combinato tu con la signora. E poi tu hai combinato. Io non ho combinato niente perché ho la coscienza pulita. Perché senti, io la lavatrice l'ho presa da Bontempo, non l'ho presa dalla signora Cinque, come si chiama, Cinque in bene. Io nemmeno la conosco, com'è? Sì, vabbè, comunque, ecco, a parlare chiaro se va. Beh, tu ti pigli sta lavatrice? No, io non mi piglio niente, piglio il senso. Sta a fare un stronzo. E sei che a fare un stronzo, sì. Senti, mo me hai rotto proprio i coglioni. Ah, ma voi parli pure così. Sì, mo vengo adesso, senti un po' una cosa. Io non la voglio la lavatrice, va bene? Ma chi te la portiamo? È forte, ma chi te la paga? Ah, non paghi? Non paghi, ma che io, senti. Ma l'ara ci pagata allora? La so pagata, sì. Ci giuro? Oh, fregri, quella è la lavatrice dell'81, io la so pagata. L'ho pagata, e come mai dopo 6 anni mi viene a rompere i coglioni? Allora, a me non mi risulta. Come? Perché sei un truffatore tu. Tu sei un truffatore, perché tu non l'hai pagata alla signora 5. Perché io non lo sapevo che la lavatrice dell'Alta Giorgio la teneva in concessione la signora Imperi, perché se no sarei andato da Imperi, non sapevi. Ah, sì? Pure ste sozzerie. Le sozzerie le fai tu. Arrivederci. No, aspetta. No, arrivederci. Senti, io domani vado all'avvocato. Già ci sono parlato all'avvocato questa questione. Questo è della San Giorgio. A me, ma telefonate. Ma che gliene frega? Io, senta, porco Dio, adesso mi rotti i coglioni. Perché non è, io penso che lei non è una persona secca. Io prendo la matrice dello Stato. Adesso, dopo 6 anni, viene a rompere i coglioni. Mannaggia Dio, porco Dio. Basta, mi avete rotti i coglioni. Mannaggia la Madonna. Basta, questa lavatrice. Io domani mattina ritorno al mio giudice, al mio avvocato e vediamo un po' come si mette la questione. Ma che avvocato? Ma che cazzo mi state a raccontare? Se tu non l'hai pagato, se tu sei in mezzo ai gattini, che cazzo c'entro io? Perché li voglio portare alla San Giorgio? Io la San Giorgio voglio chiudere, porco Dio. Niente da fare, non ne voglio sapere niente, ma ve ne rotti i coglioni. Sto qua e non mi metti a rompere le palle. Oh, vedetela tu, perché io la lavatrice... 7 anni fa quando è stato, io l'ho preso e l'ho pagato. Vabbè, mo calmi. Ma calma. Non mi mettere un mezzo di coglioni, porco Dio. Sei un mese. Sì, vabbè, però il problema è questo, che tu ti ingazzi inutilmente. Ma che inutilmente che mi mettere un mezzo di coglioni voi siete, porca Madonna. Io la pagai nell'81, maledetto quel giorno che la venne a comprare da lei, porco Dio. Che sia maledetto quel giorno che sono venuto da lei, mannaggia la Madonna. Perché io la lavatrice l'ho pagata 480.000 lire e l'ho pagata, che cazzo c'entro io? Non ce la faccio io, che cosa c'entro adesso con tutto il casino che lei ha fatto con le ditte? Io non c'entro niente, io sono fuori di ogni discussione e io domani mattina ritorno all'avvocato e vediamo un po' come si mettono le cose. Vorremmo una soluzione. Ma che soluzione? Ma quale soluzione? Porco Dio, ma che vuole solo risolvere? A me non mi serve la lavatrice, né la lavatrice né il frigo di scosco.
Ma scusa, non te serve? Ma se uno domani si sposa figlia, dagliela dai. Ma che me ne frega a me mia figlia di domani? Ma perché mi voglio appoppiare sta lavatrice, porca madonna? Fra vent'anni si sposa mia figlia, che cazzo me ne frega fra vent'anni? Io non ho capito perché voi mi volete appoppiare sta benedetta lavatrice. Io questo ancora non riesco a capirlo. Io stasera stesso dalle mie avvocate, vediamo un po' come... Non metto con l'avvocato. Non metto con l'avvocato perché mi avete rotto i coglioni. Io stasera stesso dalle... No, io sto a posto. Senta, per cortesia. Io sono a posto, io sta benedetta lavatrice, l'ho pagata, l'ho presa. Ma io sono frigorifero, no? Ma che me ne venga a fare il frigorifero, c'è cielo? Ma perché mi volete azzeffare la roba? Io questo non capisco. Perché mi volete azzeffare la roba, porco Dio? Mannaggia la madonna! La dovete smettere, porca madonna, che io mannaggia a Dio, mi mette la bomba, La dovete andare, magnotta, per voi è morto, porca madonna! Oh, non potete linguare. No, non faccio linguare, ma io faccio... Veramente mi scrivo ai terroristi, Mi scrivo ai terroristi, porco Dio! Va bene, Tu risolvi la strada. No, 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 non ne voglio sapere, porco Dio. Questa è storia. Ma che cazzo, tu ne sei un mezzo coglione, porco Dio. Adesso non ne posso più. Altri Mosconi. Lasciatemi perdere, lasciatemi perdere, porco Dio. Ma scusa. No, no. Ma figlia di Anche questo è scoppiato. Sì, proprio questa scena è storia. Questo finirà sui libri di storia, almeno si spera. E questo qua sarà morto forse negli anni 90, non so altro. Aspetta. Sì, veramente, questi sì che sono, questi sono video proprio di che fanno storia. La sai che quelli che hanno fatto gli scherzi alla fine degli anni 80, prima che su YouTube vendevano le cassette con la registrazione degli scherzi, perché sono andato. Gnotto è morto nel 2009. Ah, non lo sapevo. Vabbè, perché aveva già una bella età a quei tempi. Ma io questo qua l'ho sentito nominare in questi anni, neanche troppo. Cioè, prima non sapevo anche chi era. Sì, sì. Ma io mi ricordo, mio padre le usava le musiche cassette. E anch'io ci registravo quando ero bambino, mi ricordo. Avevo il registratore. Tipo per le... Sì, da lì poi le hanno convertite in CD, DVD, le hanno trasformate poi in MP3. Sì, il ciclo della tecnologia è questo. Ciao Yagamoto, ti sei perso purtroppo la sclerata di Pagnotta. Aveva una quarantina d'anni. Ah, quindi sarà arrivato tipo... Ne ha forse 60 quando è morto, 70, insomma. Pagnotta, sì, non so se l'hai messo in nominare, uno che bestemmiava come un turco. Tipo per la storia di una lavatrice in frigorifero che gli dovevano vendere, che si è incazzato. Mi spiace che te la sei persa. È storia questa. Questo dovrebbero insegnare ai ragazzini, non le stronzate... Di Sfera e Basta, con tutto rispetto per lui, ma come onestamente non mi fa che caldo e freddo. Quelli che hanno fatto gli scherzi erano ex studenti della scuola che dove lavorava. Ah sì, sapevo di sta cosa. Mi sembra che stava nelle imprese di pulizie. Ah, quindi era tutto una... Non so che erano veramente, perché sembrava la voce di un impiegato che gli voleva vendere veramente delle lavatrici e dei frigoriferi. Ci manca solo che non glielo dava. Beh, erano quegli anni. Aspetta che guardo sto coso. Mario Magnotta. Quindi era un personaggio pubblico, o comunque uno che conoscevo. Aspettate.
Pieve di Tecco, 1942, L'Aquila 2009. Cazzo sta sto Pieve di Tecco? Ah, Liguria, zone proprio. Esabitello, istituto commerciale Luigi Rendina de dell'Aquila, divenuto immediatamente celebre per essere stato vittima di uno scherzo diabolico da parte di alcuni ex studenti dell'istituto. Questo va essere la moglie verso gli anni 80. Il 1894, di entrambi i genitori di 12 età, fu affidato all'istituto di suore, ove conseguì un diploma di scuola media. Sembra strano, visto come bestemmiava. Tornava con bidello all'istituto commerciale Luigi Rendina, nella città abruzzese. Lo scherzo della lavatrice, altri scherzi, successo mediatico. Mauro morì all'ospedale, una notte del 4 e 5 gennaio 2009, dove è stato ricoverato per alcuni giorni dopo una grave embolia polmonare. Nel 2009 si è aperta una petizione inviata dal Texas degli anni per intitolare una publi Gavia Mare Magnotta. Viene pubblicato il fumetto Magnotta Wars. Proprio un immaginario pronipote del Magnotta che lavora come della stazione spaziale Eagle del 2972. Addirittura. Aspetta che metto questo nuovo link. Ok, aspetta, quanti video mi state mettendo? Perché sennò non si capisce un cazzo. Ok, vediamo, mettiamo questo. Nell'anno Domini del 1981, 81. che acquistai questa benedetta lavatrice a un noto commerciante dell'Aquila. Ecco, un noto commerciante Sì. dell'acqua. Oh, questa Sì. lavatrice funzionava benissimo, Ma vero? certo che funzionava. Ecco, e voi in famiglia ne eravate completamente soddisfatti. Esatto, Ecco, sì. sì. Poi, molto tempo dopo l'acquisto Sì. della lavatrice, lei ricevette una strana telefonata. Sì, a distanza di tempo, rientrando a casa sentivo riscuotere il telefono, vado a rispondere e mi dice, senta qui, signor Mignotta, no, correggiamoci, Magnotta! Ah, giustamente. Ecco, giustamente, a un certo momento Si tra Mignotta e precisa, Magnotta certo, c'è c'è una una leggera. bellissima, Una, no. beh, diciamo una differenza un po', Una vocale. una vocale, Una basta quella vocale. che può cambiare, Stravolgere il senso. stravolgere. E mi fa, senta, qui c'è una pratica che dice che lei ha firmato per un contratto che ogni 5 anni deve acquistare questa lavatrice. Beh, io lì per lì rimasi un po' sbigottito, se vogliamo dire. E certo, perché ogni 5 anni Ogni avrebbe 5 anni dovuto dovrei. rinnovare. Sì, ma io gli faccio, ma guardi, mi pare che qui mi sembra che state, non so, forse c'è una svista con qualche altro cliente. No, 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 qua ci risulta. E lei, no, Magnotta. Certo, sono io. E allora qui bisogna vedere un po' la situazione, come meglio si può sbrigare questa cosa. E cominciò un'odissea di Sì, di termine, telefonate. certo. Ecco, e lei si sentì come imbrogliato, anche perché praticamente a questa vicenda non sembrava esserci soluzione, non sembrava No, ma trovarsi una via di uscita. infatti sono caduto così dalle nuvole, credendo che non fosse uno scherzo, insomma. Ecco, esatto, solo Sì. dopo un mese di questo Ma anche tormentone, di più di un mese, però. ecco, anche più di un mese, in cui la chiamavano tutti i giorni, Sì, continuamente e spesso anche la esatto. notte, Certo. lei capì che si trattava di una burla organizzata. Da chi era stata organizzata Ma questa burla? dai tre che si ragionieri uscì dalla scuola mia dove faccio il bidello. Ah, Ah, ecco, eccolo che qua. hanno preso, sì, di fare Ah, questi tre burloni, questi tre burloni, esatto. ecco, la burla, questi ex studenti l'avevano organizzata proprio bene, perché uno di Certo. loro, lei mi diceva, imitava perfettamente l'accento milanese Sì, del direttore della del ditta. direttore della ditta. Un altro Faceva imitava. il ragioniere, ma lei chi è? Scusi, gli rispondevo io, no? Fregate! Il ragioniere della stessa industria e faceva anche la certo! voce del negoziante E dell'Aquila, dell'Aquila, sì, che la certo, chiamava. che la chiamava, sì. Il terzo faceva la voce di un altro rivenditore della zona, Esatto, sì. ecco. E quindi questi burloni, telefonandolo, cioè tutti questi scherzi, Continuamente. registravano queste Certo, telefonate, certo. queste conversazioni telefoniche e a questo punto sentiamo la voce del presunto direttore milanese della ditta che telefona al signor Magnotta. Ecco, prima di sentirla dobbiamo fare una piccola avvertenza. Abbiamo coperto, non avendo le bippe disponibili, se li sono presi tutti da altre parti, abbiamo coperto con dei silenzi i momenti nei quali, diciamo, c'erano delle espressioni colorite, ecco, e anche il nome della ditta vera produttrice della lavatrice. Esatto. Ecco, sentiamo un attimo questa telefonata. Penso che le veniamo a portare giù anche il frigorifero. Ma no, non mi occorre il frigorifero, guarda signora, a me non mi occorre nulla. Forse
siamo capiti, a me non mi occorre nulla, io già ne ho parlato diverse volte. Ma allora con l'altro collega ci siete rimasti d'accordo? Che lui prendeva questa vecchia e la vendeva a altro. E vi portava una nuova. No, guarda, non ne ho bisogno della nuova. Lui cercava di difendersi, esatto, da certo, questi signori, certo, che a tutti i costi volevano, certo, a vedere, tutti i costi me la volevano appioppare. Che dice, ma come, a me mi funziona, io non ho firmato nessuno contratto, nessuno. Ma questi interlocutori erano bravi e parlavano in modo, in pratica, che la confondevano, o certo, almeno ci provavano. Sì, sì. Sentiamo, ma ci hanno provato. Certo che ci hanno provato. Sentiamo, certo, sentiamo quest'altro pezzo. Io non ho firmato nulla, signore, caro. No, ha firmato. Ma no, io non ho firmato, vedete, vedete la firma fatta. Ma Magnotta, vedi, guarda, qui lui l'ha firmata lui, in buona fede, l'ha firmata lui, io però sono allo scuro. Ecco, ecco il bip. Ecco che è finito anche questo pezzo. Sì. A un certo punto, sì, l'avevo talmente, mi scusi, rimbambita, sì, di chiacchiere, sì, ecco, che lei, pur di chiudere la faccenda, prese una decisione drastica. Certo. Che cosa fece? Presi questa decisione rispondendo a uno degli tre di chiudere questa faccenda. Va bene, portatemi questa benedetta lavarnice, tanto così almeno cerchiamo di finirla, no? Allora, e ora sentiamo la registrazione dell'ultima fase della trattativa. Eccola qua. Ora, le questa lavatrice c'è, la prendiamo, portiamo di su un'altra, nel 92 prende il frigorifero, nel 95 prende il forno, nel 90... Ehi, siamo in contatto con Bebbane, per la vita, con la stagione. Ma prende, ma che prende, per esempio, sul frigorifero c'è anche una radio, che lei ha pulsazione, no, si sente la radio, apre il suo sportello e sente la radio. Appunto. Mentre casomai, e poi c'è anche del deodorante che diamo. Vabbè, comunque senti, lei adesso cosa mi vorrebbe cioè, cercando di concludere, questa benedetta la cosa. Già mi ero cominciato, sì, già mi stavo cominciando a nervosirmi, sì. No, quante persone è? No, io sto solo. E la prendiamo piccolina, da 887 lire. Cosa? La lavastoviglie non mi occorre. Senti, la lavatrice, quella nuova, diciamo, no? Quanto di 5 kg? Di 5? Di 10? No, 10 no. Senta, facciamo una cosa. Il pagamento, come si fa di questa benedetta lavatrice? Lei come ha intenzione di pagarla? La posso pagare a RAI. Proprio è stata proprio una cosa che ormai è passato, diciamo che è passato quasi alla storia. E quando prima i studenti verranno a conoscenza, altri se la impareranno a memoria la studieranno addirittura. Sì, perché questo quando prima passerà sulla storia. Ah, sì, cioè, già è passata. Ma... Sì, beh, anche con il rap. Esatto. Lei in pratica comunque stava cercando di concludere questo acquisto, ma siccome i tre burloni non volevano chiudere lì la vicenda, non volevano vendere nulla, ma volevano tanto divertirsi, continuarono nello scherzo. Sì. E la convinsero a rimediare dal Robivecchi, sì, che mi ha detto una specie, certo, di rottame. Certo. Risento di nuovo di squillare il telefono, rispose, sperando che non fossero loro, ma invece rimasti proprio... sbilordito, no? Allora mi fanno, senta signor Magnotta, facciamo una cosa, abbiamo già parlato con il direttore e il direttore vuole veramente, anche lui vuole finire questa storia. Benissimo, finalmente anche lui si è deciso. Mi fa, allora facciamo una cosa, lei ci porti giù la lavatrice già usata, ma io però veramente ce l'ho di un'altra marca. No, non di una marca. Allora faccia una cosa, noi delle altre marche non ci interessa. Lei faccia una cosa, la tolga questa marca, di questa, sì, e sì, la porti giù all'ingresso e aspetti lì che ora noi veniamo e la carichiamo e leggiamo quella e le portiamo quella nuova. Benissimo. Ora lei ci aspetti, ma quando veniamo subito, mi fecero stare tutta la giornata di aspettare, che pioveva pure, e non ho visto. Un giorno aspettare. Un giorno, quasi un giorno, per veramente. Per aspettare la lavatrice, per aspettare sta bene la lavatrice. Non finisce questo. Oh, non contenti, i tre burloni continuarono a investire le telefonate e adesso sentiremo
l'ultimo atto di questa vicenda che ascoltiamo, la voce del presunto concessionario dell'Aquila, questa volta minaccioso fino a farle perdere la pazienza. Ecco, attenzione perché qui il signor Mario sì, è stato tagliato. Non lo so, penso di sì. Beh, adesso sentiamo. Non lo so. Oh, frega di ragione. Senti, senti un po' una cosa. Io non la voglio la vacca, va bene? Sì. E forte, ma chi te la paga? Non paghi? Non paghi, perché lo senti? Ma l'hanno la pagata allora. La sono pagata sì. Sì, uno. Oh, frega, quella della lavatrice della la sono pagata. L'ho pagata. E come mai dopo 6 anni mi viene a rompere? Mamma mia, come sei arrabbiato, eh? Certo. È comprensibile. Anche perché l'avevo preso per truffatore. Questa canzone no, per carità, faceva... Interrompo. Vabbè, passiamo avanti. Aspetta un attimo. No, quella canzone era della Rai, faceva... Era fastidiosa. Comunque, vediamo un attimo. Che altro? Cos'è sta cosa? Porca puttana. Pronto? Paola? Pronto? La. Paolo? Paola? Allora? Da. Cretino! Guarda via il culo! Pronto? Dai, non ci cascherà mai. Pronto? Cretino! Un scemo! Pronto? Se sei proprio scemo, Pronto? Pronto? Sono squalo. Vado via qui, deficiente! Sta impedito. Pronto? Vado via qui. Vado via qui. Deficiente. Cretino deficiente, ta dovrei venire una cagetta da cagare 3 mesi a fila. Ti sei credo fra me la mia ignorante. La volta a telefonare stavo giù, ti scemo di un deficiente. Pronto. Chi parla? Te. Telefono a casa. Scusi, ma chi ha telefonato il telefono? No. Ma non è chi ha di tante stupidate, che io non sono una cretina. Pronto? Vado via più deficiente! Di un deficiente, sta nel proprio punto a entrare in via un accidente che fa lì. Pronto? Fai pure, ti ho denunciato i carabinieri, io ho il telefono sotto controllo, sono Maro. Pronto? Pronto? Paola? Fai pure mamma, denunciato ti ho denunciato deficiente. Paola? Fa come vuoi. La. Pronto? La. Allora? Cretino! Vai via il culo! E te.
telefono a casa. Non ho visto mai sta cazzo. Però sto guardando il testo. Tanto che quella che dicevano 118. Comunque, no, non era quella. Quella già somiglia un po'. Quella del porticato di Teramo. Raga, minchia, già un'ora e mezza è passata. Io ho sentito un po' di... diciamo un po' la storia di questo paese, dai. Vuole far scherzare? Ma non ci crederà mai il Gian. A parte che quello non so che fine ha fatto. Comunque c'è solo un modo per fare un infarto a una vecchia o un vecchio, basta dirgli semplicemente che devono pagare un debito di 7.000 euro. Vedi come muoio, quello è l'unico modo per spaventarli. Tipo magari con la scusa di te che loro telefonano molto, digli sta costo, scherzo, e quelle finiscono nella duatta direttamente. Il modo di spaventarli è quello. O quello, o dei serpenti che cadono dall'alto, o degli urli. O che ne so, delle salamandre che cadono. Sono tutti modi per spaventare dei vecchi. Vabbè, raga. Magari verso... la chiudo qua, perché... se avete altro da dire, io termino qui. Ringrazio il signor Mattia G per essere passato e anche essersi iscritto. E niente, che devo dire di altro? Purtroppo... vedrò quando fare un'altra live. C'è qualcos'altro? Così è vero. Aspetta un attimo. Vediamo cos'è quest'altra cosa. Sì, pronto? Chi parla, scusi? Sono Silvio Berlusconi. Dove sei? Come stai? No, niente, ho trovato una telefonata, non eri tu che mi chiamavi. Io ho avuto un po' di guasti perché ho dovuto tagliare il telefono perché come al solito me l'avevano messo sotto controllo. No, no, aspetta un attimo. C'è anche Elena che ha telefonato. Siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Su questo braccio che mi fa ancora male, non riesco nemmeno a tenere in mano la cornetta del telefono. E i giornali non ne parlano, pensa un po'. Tu non avevi il mio telefono precedente, adesso ce l'hai. Tu telefonami se sei a Roma, che vuoi venirmi a salutare, eccetera, insomma, no? Va bene? D'accordo. Ciao tesoro. Vabbè, questa era troppo cool. Ok, vabbè raga, io come dicono in alcune aree desolate, abbandoniamo la nave nel deserto, chiamiamola così. Dai, abbiamo riso un po', ci siamo divertiti, ho fatto qualche piccola conversazione. Altro da dire, ci vediamo sabato prossimo, magari vedremo. Io in questi giorni vedo se riesco a combinare qualcosa. E niente, che devo dire? Un altro video poi basta perché poi chiudo, raga. Cos'è quest'altra cosa? Vediamo cosa... ma chi se ne frega.
sveglia sta suonando, ma fatela tacere, perché di andare a scuola con il cazzo che ci andrò. Alzarsi così presto, chi cazzo te si incula? Ragazzi, prima o poi bestemmierò. E invece della scuola certe cose devo far. Per prima cosa non mi scappa poco da cacà. E dopo aver cacato non ne posso proprio più. Me scopo la maestra sorca per tirarmi su. Ho un sistema rapido, infallibile, geniale. Fortunatamente io ce l'ho. Se me lo chiedete per favore, forse insieme a voi bestemmierò. Ma sì, ma sai, bestemmi insieme a noi. Mannaggia quel porcaccio del porco Dio. A scuola ho fatto tardi, gli santi so passarti. Me magno Cristo corra cu, corra cu. Mannaggia Dio bastardo, fattene a fancù. Mannaggia quel porcaccio del porco Dio. Le suore son mignotte e battono di notte. Con 5 euro te li inculi pure te. Ne fanno un bel pompino, le ammazzi e vinci te. Yeah! Classica canzone che bisognerebbe mettere in ogni paese di moschea e anche nella sinagoga. La situazione è grave, eppure mia sorella, lei prega sempre noi e va poi mai de bestemmia. Non ci ha capito un cazzo, così non si rilassa. Mannaggia Dio, così mi morirà. Allora prendo un foglio, mia sorella è Belzebù. Studia tutto e presto ti interrogo. E se Paolo Piaveto sa che poi non studi più, e tira un bestemmione e fa cascare dal ciel Gesù. C'è un sistema rapido, infallibile, geniale. Fortunatamente io ce l'ho. Se te studi il foglio tra 2 ore, torno e dopo ti interrogherò. Ma sì, ma dai, bestemmi insieme a noi. Mannaggia quel porcaccio del porco Dio, bestemmio pure io, mannaggia padre mio, me magno Cristo, corragù, corragù, mannaggia... Sempre meglio della canzone originale che faceva pena. Sì, però se lasciamo la porta aperta, logico che poi sento lo stesso stronzo. Quanti video dobbiamo mettere? Vediamo un po'. Guarda questo. Va bene, va bene, va bene. Un attimo, se no. Sì, sì, va bene. Vaffanculo. Puttani. Porto stronzo un bergazzo. Dacci tua, se questi vincono gli dobbiamo dar culo. E io c'ho pure le emorroidi. Fregna, c'ha ragione. Dai, è via tutto, sbrigate. Ma sbrigo. Fermate, fermate. E carbietto. Potete entrare con sti biglietti solo se siete froci. Io sono frocissimo. E lui lo via il culo un giorno sì e l'altro pure. Entrate, ma non lasciate pezzi di culo in giro, Ciao, froci! Ma andiamo a scopare! Bella! A froci, corbotto! Allora, mozzozzozzo, vamo a preparare un panino che è a merda, va? Ok! Culo con l'ego! Culo con l'ego! Comunque piacere, porco di... Marca madonna! Mannaggia Cristo! Quella di sicuro fa i bocchini coi piedi! Lascia sta! Mi hanno detto che hai fatto un bocchino al capitano e che dopo ti sono uscite le bolle di sapone dai orecchie. Vaffanculo! Bocchinare. E adesso cantiamo tutti in coro. Oh mio Gesù, ma vaffanculo, la madonna da me il prestito. Vogliamo scopare lunedì. Che palle! Te rubo solo il tempo delle oscuregge.
meglio dell'originale. Bene, capitano. Porca madonna! Lei ha ragione, ma ha provato con un grosso tappo di cemento in culo? E poi diciamocelo, capitano. Porco Dio. E così ti chiami Bagonda? Eh sì. Porco Dio! Sai, c'ho il culo con l'eco ormai. Quando cammino per strada ne perdo i stronzi. Ma mettilo via il culo, è veramente un coglione. Porca madonna! Ormai tutti lo pieno il culo, porca madonna! Porco Dio! Famo una scommessa! Scommetto che prima che scendi da sta nave l'avevi preso il culo con la rincorsa. Come e no, senza no. Manco un grammo di vasella. Porco Dio! Ok? Ok. Ma porco Dio lo dico io. E dillo te. Ci picchino. Che è sta storia che fai bocchini a gratis? Il pappone so io, i prezzi li faccio io. Ieri hai fatto un bocchino a Marino Sumo e dopo te sei fatta pure i gargarismi. Porca madonna! Oh Gesù. E cucio la fregna. E tu non vuoi che te cucio la fregna, vero? No. Ok. Mi nonna diceva sempre, bacia la mano e poi mettilo nell'ano. È simpatica tua nonna. Gustavo? A stronzo? Un'altra mignotta vi dà fastidio? Meglio due che una, annamo. Dunque, stronzo, è vera la storia che ti sei fatto levare due vertebre per farti i bocchini da solo? Io invece mi faccio una canna. Pensa che mi faccio le pippe cavro lunga. Porca madonna. Porca madonna. Che stavamo a dire, quindi? Gradisci un po' di merda di balena? Portami una fregna allo spiedo. Dunque, stronzo, come si vive senza due vertebre? Se scureccio, la puzza arriva prima. E questo non le crea dei problemi, a stronzo? Beh, veramente mi chiamo Alfonso. Bravo, puglio! Un brindisi per le manocche in culo! Porco Dio. Come, scusi? Porca madonna. Comunque, non puoi vedere te che ci ho pisciato dentro. Fammi vedere ste zinne, va? Beh, le zinne vanno bene, ma il cazzo era meglio solo lasciate a casa. Dimmi, Palmiro, che è successo? Ma porca madonna! Porca Dio! E te avevo detto che ci avete la cura tutte e due. Insomma, la classica scena. Micidiale. Metti la fine dopo. È l'ora del clister. Dai, scopri le chiappe, famo in due minuti. Mannaggia sacramenti. Signorina, qui tra poco piove la merda. Che cazzo è? Lo scoglione! Oh, porca madonna. Dimmi, coglio uno. Mannaggia la madonna! Mannaggia la sacra sindone! Porca madonna! Porco Dio! Oh, Gesù Cristaccio! A me il ghiaccio! Stiamo nella merda, capitano Ano! Devo scureggiare! Ma allora, porca madonna! E no, porca madonna! Lo dico io, invece! Mi sa che a sta botta ci tocca a la Dispoli. Questa è un maiale! Dio macellato! Porco Dio! Porca Madonna! Già Cristo!
una sola cosa vi posso assicurare, che in c'è mano sudate! Ma allora, porca Madonna! Vabbè, dopo questa basta, raga, io sono passate 2 ore, vabbè, chiudiamola qui, raga. Ho potuto stare action. È già luna di notte. Sì, chiudiamola qui. Vabbè, raga, termino questa live notturna della stagione 5. Ci vediamo nella prossima live, sempre sul canale del PPC LOL, sempre qui su Twitch o in tantina su YouTube, se dovessimo fare nuove video su videogiochi, tipo le gaming series, altrimenti ci vediamo quando sarà possibile. Qui da Walter Leaf è tutto, ci vediamo alla prossima. Come diciamo in arabo, alaikum salam. E soprattutto un saluto a tutti i miei membri del mio gruppo, la WPC LOL Community QG. Oh.